Buongiorno, sono di nuovo qui e con un altro video, diciamo Get Ready With Me, io mi preparo, voi mi ascoltate, io vado a ruota libera, quello che mi viene dico. Oggi volevo comunque parlare di una cosa che, diciamo, è un argomento abbastanza chiacchierato. In realtà io l'avevo detto in altri video, però evidentemente ci sono le nuove iscritte che ancora non, magari non si sono viste tutti i miei video anche passati, e vi consiglio di farlo, però comunque sia, non mi costa niente ripeterlo e comunque chiarire un pochino, perché alla fine sì, l'avevo detto, ma Madonna quanto giro intorno alle cose. Vabbè, comunque l'avevo detto, ma non avevo specificato granché, non avevo spiegato niente. Ed è il fatto che tutte quante dicono, ma adesso sei incinta, sei rimasta incinta a 16 anni, adesso ne hai 17, ma come fai a studiare, come fai, adesso rimarrai una capra ignorante, mi hanno detto anche, perché non puoi andare a scuola. Allora, momento. Io a scuola non ci andavo manco prima, nel senso. Ho tutte le. Sono anche un anno avanti, non sono mai stata bocciata, appunto sono un anno avanti. Perché feci la primina e quindi proprio non mi si può dire nulla. Infatti non sono giusta per l'età che ho dentro la classe in cui sto, ma sono anche più che giusta, perché sono appunto un anno avanti. Questo perché appunto io ho sempre studiato, ma da casa, o meglio, non sempre sempre, perché in realtà alcuni anni me li sono fatti anche a scuola, però soprattutto negli ultimi anni invece avevo deciso di intraprendere la carriera da privatista, che comunque riguarda sempre a scuola, cioè sempre studio fai, solo che appunto non lo fai a scuola, o meglio, ci sono anche dei privatisti che lo fanno a scuola, ma io no. Io lo facevo online oppure a casa. Gli anni passati mi venivano le professoresse a casa, dopodiché io davo un esame finale. Quest'anno invece avevo già deciso comunque di farlo online. Avevo deciso di farlo in realtà. A me mancano pochissimi anni per finire il liceo, perché praticamente io sto facendo adesso il terzo e il quarto insieme, perché appunto c'è quell'anno in più, che non è che mi ero persa, però perché appunto non sono mai stata bocciata e appunto riprendendolo sto sempre un anno in più. Però ci fu un anno in cui ebbi tantissimi problemi e mamma e papà decisero proprio per non farmi stressare ulteriormente di prendere un anno sabbatico. Però comunque anche se l'avessi mantenuto quell'anno sabbatico sarei stata con i miei coetanei alla fine. Invece adesso sto con le persone più grandi, diciamo, a fare gli esami. E questo diciamo che ha comportato in realtà non molto, nel senso, cioè, di grandi cambiamenti nella mia vita in realtà non ce ne sono stati, perché appunto l'unica cosa è che io avevo deciso di farlo online, ma ogni tanto frequentare anche a scuola, sempre una scuola privata, e poi dare sempre gli esami a fine corso, a maggio, sì, a maggio. Ma l'unica cosa è che invece adesso faccio soltanto online, non vado mai, vado soltanto per parlare con i professori, con i miei genitori, e ogni volta hanno anche belle belle parole per me, perché comunque mi interrogano e io credo che online sia anche più difficile a volte la scuola, perché quello che cioè voi pensate che quando vi state a scuola avete l'intervallo, per esempio, io no, io ho una lezione e l'altra, oppure anche se ho magari tra una lezione e l'altra magari mi passa un'ora, però no, di solito no, però comunque sono sempre io, o meglio, cioè, se voi non sapete una cosa, se siete impreparate, dite al tipo di turno, proponiti tu e fatti interrogare tu, oppure vi fate suggerire. Io questo assolutamente non lo posso fare. Se io non sono preparata, sono cavoli. Però comunque, per fortuna non succede mai che sono impreparata, quindi me la cavo sempre. Me la cavo, riesco sempre. E la cosa è che diciamo, quell'aspetto del stare con altre persone, eccetera, non mi manca. Cioè, del stare a scuola. Ho le mie amicizie fuori, che mi sono fatta oltretutto a scuola. Però, quando andavo, però, che sono rimaste, però, appunto,
non mi manca, non mi manca per niente andare. E niente, insomma, io studio, arrivo poi a maggio e do l'esame per entrare al quinto, ed è un esame come di quinto liceo praticamente, perché si fanno sia gli scritti che gli orali, e io l'ho fatto anche l'anno scorso per fare il primo e il secondo anno insieme, e niente, non è niente di che in realtà, cioè è un esame. È un esame, è come appunto quello di maturità, perché è una settimana di scritti e poi c'è tutta la parte orale. È un po' stancante, ma non è niente di che. Insomma, è impegnativo come una scuola. Stop. E niente di, non lo so, perché molte ragazze mi hanno chiesto: oddio, ma come fai? Come faccio? Niente, studio e poi do l'esame, tutto qui, niente di più, niente di meno. Sono 3 ore che sto cercando di registrare, ma niente, ci sono sempre questi che mi parlano qua fuori, quindi è un pochino difficile registrare. Infatti mi sto abbastanza arrabbiando perché dico, ma con tutto lo spazio che c'è, ma proprio qua davanti dovete stare. Vabbè, sì, togliamo, mettiamo un velo pietoso sopra. Comunque sì, sto cercando la mia palettina di, come si chiamano? Per il contouring. Senza successo però, perché non lo trovo. Comunque sia, appunto per la scuola non c'è molto da dire in realtà. È comunque impegnativo, ma quanto lo è una scuola normale. Quindi, voglio dire, non mi manca alcun aspetto. Non manca niente in realtà. E l'unica cosa è che è più impegnativo l'esame, perché una ragazza normale tutti gli anni non avrebbe un esame da dare, ma io non è perché sono incinta, appunto, io proprio. Aspettate che. Oddio. Io comunque avrei dato questi esami perché comunque privatamente avrei fatto, quindi insomma, appunto, l'essere incinta non mi cambia proprio niente. E quindi sì, insomma, io volevo anche prendere la laurea e non è detto che non la prenderò assolutamente, solo che non subito. Io pensavo di finire la scuola perché ci tengo moltissimo, però pensavo appunto di finire la scuola e andare subito a prendere la laurea, e invece credo che dovrò aspettare un pochino, ma comunque la voglio prendere, la prenderò. E chiaramente senza influire sui miei genitori, cioè, per esempio, in un commento, aspettate, perché allora, ricapitoliamo, devo stoppare in 5 minuti perché, ripeto, mi parlano sotto, sopra. Comunque, quello che volevo dirvi è che praticamente, appunto, nell'ultimo video io ci ho tenuto a rispondere a una ragazza che mi aveva detto: eh sì, però tu dei soldi non tieni conto. Ma in realtà non è così, perché non è così per niente. Perché adesso vi faccio un esempio, per esempio. Prima di rimanere incinta, tante mie compagnette di scuola volevano per forza il motorino. E tutte hanno chiesto ai genitori il motorino. Mia mamma non aspettava che io glielo chiedessi. Lei era già convinta che comunque, più che il motorino, la macchinetta, perché mia madre fa paura questo, cioè gli fa paura il motorino, ma la macchinetta me l'avrebbe presa. Secondo voi io gli ho detto sì, mamma, prendimela? No, e non ero nemmeno incinta. Gli ho detto: mamma, non voglio che me la compri tu la macchina, me la comprerò io dopo i 18 anni, quando riuscirò a mettere dei soldi da parte lavorando da sola. Questo perché ve l'ho detto, perché purtroppo mi vengono fatti degli insulti quando non mi si conosce per niente. Io sono la prima persona che dice che non vuole influire sui suoi genitori e sono contenta infatti di aver fatto un figlio giovane, sì, ma con una persona più grande di me, perché Valentino non è piccolo. Valentino infatti adesso sta cercando purtroppo lavoro, ma comunque lo può lavorare. Quindi diciamo che
ho lui che può provvedere a me. E poi dopo chiaramente voglio provvedere prima di tutto principalmente io a me stessa e a mia figlia. Quindi non c'è nessuno che possa dirmi, che non mi conosce chiaramente, che possa dirmi davvero no perché tu sei viziata, perché assolutamente non è così. Io la prima cosa che ho pensato anche quando sono rimasta incinta è ok, che devo fare? Lascio la scuola, vado a lavorare, cerco un lavoro, perché comunque io mia figlia la volevo tenere a prescindere. Poi chiaramente i miei genitori mi hanno detto no, non ti preoccupare di niente perché se tu la vuoi tenere noi ti sosteniamo. E quindi mi stanno sostenendo moltissimo. Però questo non vuol dire che io non, cioè, me ne approfitti, e soprattutto non vuol dire che io non gli sia grata, anzi io sono grata ogni giorno per quello che hanno fatto i miei genitori, ma questo non vuol dire che appunto io non ci abbia pensato. Sono stata solo molto molto fortunata dopo, perché appunto i miei genitori erano con me. E però appunto ci sono questi commenti che mi arrivano di persone che non mi conoscono e che mi insultano dicendomi ma tu non ci hai pensato, tu non, quando sei rimasta incinta non ci hai pensato, tu mi hai detto padre. Io ci ho pensato e mi posso assicurare che ogni volta che mi danno qualcosa a me pesa e io non vedo l'ora di restituirgli tutto, e questo è sempre così. Però so che durerà ancora poco sta cosa, perché appunto Valentino dovrebbe anche averlo trovato questo benedettissimo lavoro, quindi insomma però i miei genitori comunque continuano a ripetermi non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi ripeto, se sono loro i primi a dirmi non ti preoccupare, non ti preoccupare, dico Cristo santo, ma perché mi devo sentire così male da voi che non mi conoscete? Io poi sembro un'arpia se parlo così, però vi posso assicurare che se voi mi mettete da questa parte e sentite tipo 5 commenti tutti uguali, tutti così, solo 2 o 3 sono diversi, vi assicuro che dopo una certa direi ok, buoni un attimo, un secondo, perché insomma ci vuole un attimo di no? Eh? Volta mi faccio la bella mazzetta, perché comunque ripeto, dare un esame da privatista non è che sia proprio la cosa più semplice di questo mondo, anche perché quando tu dici sei privatista, quelli della commissione non è che ti guardano proprio con occhioni dolci, non è che ti aprono le braccia a mo' di sì, tesoro, sei la benvenuta qui tra noi, no. Sei privatista? Non hai frequentato la nostra scuola? E quindi mi assicuro che non è così semplice. L'ultima volta mi hanno tenuto a 20 minuti per una sola materia e ho parlato solo io per 20 minuti. È stato un po' pesante, però voglio dire, ne vale la pena. Comunque ho deciso di rifarmi un pochino l'esercizio perché ok, molto meglio. Uso soltanto questo ombretto che mi dà un pochino di luminosità all'occhio. Ok, scusate, ma il momento eyeliner è sempre un momento un po' cruciale del make-up, quindi non posso assolutamente sbagliare. In realtà il fatto è che mi devo anche sbrigare perché tra poco arriva Valentino. Adesso non so quando caricherò questo video, però io domani avrò la visita ginecologica, cioè ginecologica, diciamo che lo studio è quello del ginecologo, però mi pare che non mi segue proprio il ginecologo domani, ma devo fare la flussimetria, un'altra flussimetria per la pupa. E quindi per rimanere aggiornati, insomma, per sapere come è andata a finire vi aggiorno più che altro su Instagram, però comunque, infatti su Instagram avete in diretta, infatti magari questo video lo pubblico non oggi, lo pubblicherò poi. Perché prima devo caricare per forza quell'altro del tag dei miei amici pelosi, perché cioè, fanno parte della mia vita, non posso non presentarveli. Vi ho presentato mamma, vi ho presentato papà, vi ho presentato il mio ragazzo, non vi posso non presentare i miei due angioletti. E quindi prima le presentazioni, insomma. Comunque, grazie per avermi detto che è una bella pelle, ma in realtà non dipende da un cambiamento ormonale o
qualcosa del genere. Ho sempre avuto la fortuna di avere proprio questa pelle qui, così, senza alcuna diversità, insomma. Era così pure prima, insomma, non è per la gravidanza. Comunque, io adesso vado a dare questo rossettino della Kiko che mi piace tanto. Ok, ecco qui. Sì, e questo è il mio make-up di oggi. Non è niente di straordinario, niente di che, insomma. Ma io di solito ripeto che non mi trucco tantissimo, quindi a me va benissimo così. E datemi un'ultima sistematina. Tolgo le signore mollette. Ok, e sfrutto la gonfita dei miei capelli. Che non mi dispiace per niente, insomma, che i miei capelli siano così gonfi perché ci gioco, ci faccio un po' quello che mi pare. Adesso vedo se magari non so se me li. Ma no, mi piacciono così al naturale, ma. Ma sì, li lascio così al naturale. E pensavo di prenderli e portarli indietro, ma no, lasciamoli così al naturale. E niente ragazzi, insomma, questo era il mio video in cui mi preparo con voi. Spero che comunque, come al solito, io vi abbia potuto tenere compagnia, anche se non ho parlato tantissimo in generale, non ho detto chissà che cosa. Però vabbè, poi magari approfondirò questi argomenti se vi interessano. E niente, insomma, ci vediamo al prossimo. Sì, intanto sto facendo pure un po' di ristrutturazione casa qua. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che, insomma, di avervi tenuto davvero compagnia un pochino, perché voi ne avete tenuta come sempre a me. E niente, io adesso mi vado a mettere i pantaloni perché sono senza pantaloni e sta per arrivare Valentino. E quindi niente, ragazzi, un bacione e alla prossima. Ciao!